C'è uscito il saggio breve sulla solitudine, infatti il tema centrale era la solitudine, poi c'è stato anche l'analisi del testo per quanto riguarda una poesia di non mi ricordo chi, Giorgio Bassani. Giorgio Bassani, e poi del resto erano altre prove in ambito economico e scientifico che non ho nemmeno letto perché mi sono soffermato sulla solitudine. Cos'hai scritto, se possiamo sapere? Ho scritto abbastanza perché l'argomento della solitudine è stato preso anche da molti autori, tra cui possiamo associarlo all'inettitudine di Svevo, a Pirandello, a Quasimodo, a molti autori, quindi c'era molto da scrivere. Il tema di ordine generale riguardante la Costituzione. Cosa richiedeva? Parlare un po' della Costituzione e dell'articolo 3. La Costituzione come è formata? Da chi? Quando è nata? È massa e propaganda. Cosa hai scritto in merito? Ho scritto soprattutto per quanto riguarda i social, perché oggi comunque la propaganda è diffusa soprattutto attraverso i social, in modo negativo soprattutto purtroppo, e quindi io mi sono focalizzata sul mondo moderno, diciamo sul XXI secolo, per quanto riguarda i social, la propaganda anche all'antichità e come si è evoluta. Come si è evoluta? Purtroppo in modo negativo, soprattutto il bullismo, che è un problema molto grande, soprattutto adesso perché come c'era prima, ora è praticamente troppo, è un grandissimo problema, si è evoluto in un grandissimo problema, perché comunque i social è più facile prendere di mira le persone più deboli. Adesso timore per la seconda e terza prova? Certo che no, sicuro di me stesso, quindi penso di far bene, anche la seconda e la terza prova. Quando hai letto le tracce, cosa hai pensato? Ho detto, alcune sì, alcune no, alcune erano fattibili, alcune ci dovevo pensare su. E poi alla fine quella che mi ha più colpito è stata questa. Comprensione del testo Giorgio Bassani. Sì. Quindi abbiamo beccato il primo Sì, è che ha scelto l'unico. Bassani. Il giardino dei conti finizi, in particolare le leggi razziali. Sì. Cosa hai scritto? Allora, ho scritto praticamente innanzitutto di che cosa parlava il testo, ho risposto a ogni domanda. Poi c'era una domanda in particolare che parlava della società magari moderna, sulle leggi razziali che ci sono appunto oggigiorno e magari facendo anche un esempio su un autore appunto che ha parlato del razzismo e ho fatto caso a Verga con Rosso Malpelo. Quindi sei partito dalle leggi razziali di Giovanni Gentile. Sì. In riferimento all'epoca moderna? Riferimento all'epoca moderna, ho parlato appunto di quello che è successo anche con Salvini qualche giorno fa, appunto dello che ha proibito lo sbarco dei profughi in Italia, riportandoli al loro paese. Che traccia hai scelto? La tipologia B, che è il saggio breve, ambito politico, che parlava delle masse e della propaganda. In merito a cosa hai scritto? No, ho scritto l'importanza delle masse che ha avuto nei totalitarismi. E come avviene oggi la propaganda? Oggi come avviene? Oggi è più una parte glo viene globalizzata appunto nelle multinazionali. Allora, ho scelto il saggio breve che parlava appunto della solitudine e come tematiche abbiamo quindi messo Quasimodo e Leopardi, quindi i vari attori che appunto trattarono questa tematica. A che ora avete iniziato? Alle 9:03 circa. Hai trovato difficoltà? No, è stato abbastanza semplice svolgere il tema. Poi domani le traduzioni in greco, chi Sì. ti aspetti? Allora, non ho idea, spero Si che sia dice o comunque. Aristotele o Platone comunque. Invece domani bisogna tradurre. Domani bisogna tradurre, c'è la versione di greco. Ho scelto il saggio breve in ambito artistico letterario. Ovvero? La solitudine nella letteratura e nell'arte. Quali autori, quali intellettuali hai scelto? Ho scelto Petrarca, Alda Merini, Pirandello, Munch, Frida Kahlo e Degas. Molto originale. Sì, abbastanza. Domani, tensione per gli autori di greco. Sì, speriamo di essere in grado di fare la versione per intero. La creatività, quindi comunque mi sono trovata abbastanza bene. Cosa hai scritto in merito? E ho fatto collegamenti in merito a Cartesio, Marx, Seneca e così via. Poi in estate, In per l'iscrizione estate universitaria. si tenta comunque per i test di medicina, quindi bisogna comunque studiare. Quale città hai scelto? E molto probabilmente Pisa. Lei? Cosenza.
facoltà? Giurisprudenza e quindi poi dopo criminologia vorrete entrare. Il tema generale sulla Costituzione italiana. Cosa hai scritto in merito? Qual è appunto il... quali sono i principi che si devono usare appunto sull'uguaglianza dei diritti umani? Quale filosofo uscirà, Platone o Aristotele? Non si sa ancora, si dice Platone però. Studiato Platone i dialoghi socratici? Sì, più o meno, vaghi ricordi, ripasserò oggi per domani. Dopo l'estate cosa succederà per te? Inizierò il percorso universitario. Dove? Penso Roma o Firenze. Facoltà? È un istituto di design, lo IED penso, Istituto Europeo di Design. Cosa ti ha lasciato il liceo Pitagora? Beh, una... insegnamenti, al di là di quelli curriculari. Ma sicuramente il continuare nonostante tutto a farsi valere e soprattutto non farsi mettere i piedi in testa, perché inevitabilmente in ambito scolastico e anche futuro ci saranno certe persone che cercheranno di prevaricare anche senza... O che avranno vantaggio a discapito degli altri. Esattamente, sì.